Si inaugura un museo che da tanti anni attendeva la riapertura e il suo rilancio. Che cosa vuol dire per Cagnacco e per la memoria del Friuli Venezia Giulia e non solo? Non è solo un museo, è proprio fatemi usare questa parola, un deposito di sentimenti, un deposito di valori, qualcosa che ci viene trasmesso da coloro che hanno dato la vita o che sono tornati e che hanno testimoniato tutto quello che è successo. 90.000 persone hanno lasciato lì la propria esistenza, ma c'è ritornato uno straordinario spirito che è lo spirito che ha in tutti questi anni pervaso coloro che hanno voluto comunque attraverso le sezioni dei propri corpi, quindi gli alpini piuttosto che i bersaglieri, piuttosto che altri corpi dello Stato, che hanno voluto continuare ad impegnarsi perché quella memoria e quei valori restassero forti. Oggi sappiamo per esempio che quando i sindaci, lo dico per esperienza diretta ovviamente, hanno qualche esigenza per la propria comunità, chiamano i volontari in particolare parlo dell'ANA ma anche di altre associazioni e quando chiami gli alpini questi ti rispondono. Non è che questo spirito nasca così, questo spirito nasce nelle trincee della prima guerra, in quella mattanza che fu la prima guerra mondiale, nasce questa seconda grande tragedia che fu la Russia, ma che furono anche gli altri teatri di guerra, dall'Africa alla Grecia, all'Albania, insomma, tutte quelle che furono quelle tragedie della prima e della seconda guerra mondiale. Ma quei valori, quella capacità di restituire alle proprie comunità resta forte. Allora, questo museo, accanto al Tempio di Cargnacco, danno un senso proprio a quell'immane tragedia, se un senso può essere dato da giovani che muoiono alle volte senza neppure sapere il perché. Ma è necessario capire che queste testimonianze vanno mantenute, vanno alimentate proprio cercando di interpretare la modernità, quindi l'aiuto alle comunità, l'aiuto a non lasciare indietro nessuno, a cercare di dare un senso a quello che è l'insieme di una comunità.